Buonasera cari amici telespettatori e benvenuti ad una nuova puntata de I Reperti raccontano la storia, il programma dedicato alla scoperta delle antiche civiltà della Sardegna dal Paleolitico all'età nuragica attraverso la conoscenza e la spiegazione dei suoi reperti più caratteristici. Io sono Nicola Dessì e vi accompagnerò in questo viaggio millenario. Bene, la volta precedente ci siamo lasciati con il periodo dell'età del rame, un periodo che, come abbiamo detto, è stato ricco di grandi cambiamenti, una grande rivoluzione seconda solamente a quella della civiltà neolitica, dove vediamo l'ingresso dei metalli nella società e nella cultura non solo della Sardegna ma di tutto il Mediterraneo. Questo periodo, chiamato appunto Età del Rame, è un periodo che inizia attorno al 3300 a.C. con la cultura di Filigosa, quando vediamo i primi oggetti realizzati con i metalli, in rame e soprattutto in argento, che è un minerale molto molto diffuso in Sardegna, soprattutto nell'Iglesiente, nel Sulcis, nel Sarrabus e nell'area dell'argentiera, quindi ad Alghero. Un metallo che poi vedremo fare la fortuna, insomma, dei popoli nuragici. E proseguiamo, abbiamo proseguito anzi con le culture di Abealzu, di Monteclaro, e siamo arrivati così quasi alle porte della civiltà nuragica, ma prima di parlare appunto di questa grandiosa civiltà ci soffermiamo su un periodo che è stato una sorta di passaggio, ecco, tra la più antica cultura di Monteclaro e quella invece di Bonnannaro. Ebbene, dovete sapere che attorno al 2800 a.C. Arrivano in Sardegna probabilmente delle popolazioni che provenivano da un'altra area dell'Europa. C'è chi dice dalla Spagna, c'è chi dice dal Portogallo o pensate addirittura dal centro Europa. Questa popolazione, questa cultura è passata alla storia col nome di cultura campaniforme. E ora vediamo appunto qual è il reperto più caratteristico di questa civiltà. Abbiamo un vaso che proviene da un contesto appunto dell'età del rame. Va detto subito che in Sardegna non abbiamo mai trovato villaggi che presentassero esclusivamente reperti della cultura campaniforme, ma vedremo si innestano con una cultura autoctona. Questi vasi sono detti appunto campaniformi perché hanno proprio, vedete, l'aspetto di una campana rovesciata. E questa, insomma, è la sua caratteristica principale. L'espansione di questa cultura è amplissima. Noi abbiamo visto in una delle prime puntate la cultura cardiale che occupava gran parte delle coste del Mar Mediterraneo. Ecco, possiamo dire che anche la cultura campaniforme rappresenta proprio uno dei tanti esempi di globalizzazione storica che abbiamo soprattutto in Europa e che vedrà la sua presenza non solo nelle coste del Mediterraneo, ma pensate anche nel centro dell'Europa. E questi vasi si caratterizzano, oltre che per la forma, per le loro decorazioni. Sono sempre riccamente e finemente decorati. Questo vaso in particolar modo, che come vedete è alto poco più di 10 cm, è decorato, ecco, dalla parte iniziale del fondo con dei triangoli che venivano realizzati puntinando le pareti del vaso esterno e poi, vedete, proseguiva proprio con altri rombi inseriti in queste fasce orizzontali e quindi sono ben scompartite proprio dal fondo, occupano tutta la parte centrale e poi, vedete, vanno a finire quasi sulla bocca del vaso. Questi vasi abbiamo detto che provengono da altre aree dell'Europa, ma poi, ecco, si innesteranno in Sardegna con una cultura passata alla storia come la cultura di Bonnannaro, che è la cultura più importante del bronzo antico e del bronzo medio in Sardegna. E abbiamo qua un pezzo
una riproduzione ovviamente, di un pezzo tipico proprio di questo periodo. Parliamo di un periodo che più o meno inizia nel 2200 avanti Cristo e termina attorno al 1700-1600 avanti Cristo, quindi prende in pieno l'età del bronzo antico e l'età del bronzo medio. Si tratta di un vaso tripode. Va detto da subito che questa forma, benché non l'abbiamo mostrata nelle puntate precedenti, è una forma, una tipologia che già troviamo, pensate, a partire dal Neolitico. E resta ancora nell'età del bronzo ed è l'unione, come potete vedere, di un vaso con questa risega centrale a cui vengono aggiunti tre piedi, ecco perché il nome tripode. E ha poi un'ansa. Questa volta l'ansa però è funzionale proprio per prendere e tenere il vaso. Questo vaso era molto pratico e veniva utilizzato soprattutto per cuocere i cibi, quindi con molta probabilità al di sotto del fondo del vaso si metteva una fiammella, si metteva del carbone che cuoceva la parte, o meglio gli alimenti che stavano all'interno. Possiamo pensare a delle zuppe, delle minestre o anche magari degli spezzatini di carne. La cosa che colpisce subito però è la differenza sostanziale tra la decorazione della ceramica campaniforme e la decorazione praticamente assente invece della cultura di Pollinaro. Ora, proprio questi due vasi rappresentano due entità che si incontrano in Sardegna e poi daranno vita, vedremo probabilmente proprio agli inizi, gli scorci della civiltà nuragica. Ma chi erano gli uomini della cultura campaniforme? Per anni ci siamo chiesti che aspetto avessero, che lingua parlassero e soprattutto, insomma, da dove provenissero. Oggi, grazie alle indagini sul codice genetico dei Sardi, ma soprattutto sulla morfologia, sull'aspetto di queste persone, possiamo dire tanto. Possiamo dire che a partire proprio dalla tarda età del rame, quando compaiono questi vasi, compaiono anche dei personaggi che hanno un fisico, soprattutto un cranio, differente rispetto a quello dei Sardi, appunto, che erano presenti, ecco, dal Neolitico. Ecco, va detto da subito che, ad esempio, le genti che portano questi vasi avevano il cranio piatto nella parte posteriore, a differenza dei Sardi che invece ce l'avevano, diciamo, leggermente allungato. Quindi è l'incontro di una tipologia mesocranica o brachicefala con una tipologia dolicocefala, che era appunto quella tipicamente sarda. L'uomo del calcolitico, l'uomo campaniforme, è un uomo che va in cerca di metalli, che gira appunto l'Europa per cercare i metalli o per commerciarli. In questo caso la Sardegna, come molti di voi già sapranno, è una delle isole, uno dei territori che presenta una quantità davvero altissima di giacimenti metalliferi. E un'altra caratteristica dell'uomo del campaniforme era che indossava un oggetto che noi abbiamo trovato in molte tombe ipogeiche, megalitiche, poi vedremo, insomma, quali sono i monumenti tipici di questo periodo. Indossava sull'avambraccio un oggetto che in genere era fatto d'osso e che noi chiamiamo brassard. Si tratta di un oggetto di forma rettangolare che presenta due o quattro fori alle estremità e che veniva legato proprio all'avambraccio. Perché? Perché doveva riparare appunto l'avambraccio proprio dal contraccolpo della corda dell'arco. Sì, perché l'uomo del campaniforme era un abilissimo arciere e questo appunto lo sappiamo proprio grazie a moltissime tombe che ci hanno restituito, oltre che i brassard, anche le punte di freccia. Ma un uomo che comincia ad utilizzare i metalli in maniera un po' più consistente, quindi viaggia nei suoi lunghissimi viaggi con un pugnale appunto di metallo, probabilmente di rame. E questo già segna una cesura col passato. In questo periodo abbiamo
anche delle statue stele. Il museo più importante si trova proprio a Lacconi ed espone delle statue alte anche più di un metro che rappresentano dei personaggi per lo più maschili, dove c'è un volto stilizzato e nella parte centrale del corpo presentano appunto un pugnale con una doppia lama. Quindi qual è la differenza rispetto al passato? È che vediamo nascere già le prime gerarchie, no? Le primi ceti sociali, dove probabilmente al vertice c'erano delle persone che potevano permettersi l'acquisto dei metalli e anche l'utilizzo dei pugnali, soprattutto di rame. Ma quali sono le tombe che ci hanno restituito questi materiali? Beh, dovete sapere che durante l'età del rame si riutilizzano le antiche domus de Janus realizzate nel Neolitico, durante la cultura di San Michele di Ozieri, e a volte vengono anche modificate. Altre volte invece se ne costruiscono di nuove e sono caratterizzate proprio dalla presenza di un lungo corridoio d'accesso iniziale, cosiddetto dromos, che possiamo osservare ad esempio nella necropoli Domus de Janus di Pranuefis nel territorio di Pimentel, ma insomma ne abbiamo tante altre come quelle di Filicosa nel territorio di Macomer, e spesso queste tombe hanno restituito all'interno dei ricchissimi corredi dove erano presenti anche questi vasi. Ebbene, una curiosità: i vasi della cultura campaniforme, meglio alcuni rinvenuti nei siti archeologici, sono stati analizzati con un metodo chimico chiamato gas cromatografia, che, detto in parole povere, analizza la superficie interna del vaso, che molto spesso contiene ancora quelle caratteristiche chimiche degli alimenti o delle bevande che conteneva. Ebbene, non in Sardegna, ma nel centro Europa, si è scoperto così che questi erano boccali che contenevano la birra. Pensate che la birra è una bevanda molto antica, pare che sia anche più antica del vino, che poi vedremo insomma nelle prossime puntate sulla civiltà nuragica. Ecco, la Sardegna si distingueva proprio per la produzione e il commercio del vino. Gli uomini del campaniforme quindi sapevano produrre la birra, la commerciavano un po' in tutto il Mediterraneo e probabilmente le popolazioni con le quali entrarono in contatto impararono a loro volta a produrre questa preziosa bevanda. Dobbiamo anche dire che dal punto di vista funerario l'età del rame, l'epoca del campaniforme, vede il nascere di nuove strutture, soprattutto funerarie. Ricordate, abbiamo parlato nelle puntate precedenti dei dolmen, quelle tombe megalitiche realizzate con l'utilizzo di grandi massi, di grandi lastre di pietra che presentavano appunto una copertura sempre fatta con una lastra. Ebbene, in questo periodo il megalitismo non scompare, anzi resta e si evolve. E pensate che nascono proprio durante la cultura di Monteclaro e la cultura campaniforme, che abbiamo detto appunto si incontrano, abbiamo i corridoi megalitici. Quindi ora immaginate, no, che a un dolmen se ne affianca un altro, poi un altro, poi un altro ancora, fino a creare proprio dei corridoi. Una le couverte, perché questo è il nome tecnico che noi archeologi diamo a queste strutture, è stata trovata ad esempio nel territorio di Lacconi, in località Cortenoa. Ma le sorprese non finiscono qua, perché proprio di recente è stato scoperto un altro sito molto importante relativo alla cultura campaniforme, ma di questo ne parleremo tra poco. Anzi, parlavamo appunto di scoperte importanti, fatti proprio nell'ambito di questa civiltà che chiamiamo appunto per comodità la civiltà del vaso campaniforme. Alcuni anni fa, proprio nel territorio di Suelli, in una località chiamata Pranosiara, hanno trovato una struttura interessantissima che era per metà ipogeica e per metà invece megalitica. Immaginate proprio un corridoio megalitico realizzato all'interno proprio della terra, che ha restituito dei materiali inerenti proprio a questa cultura. Quindi probabilmente quella tomba venne realizzata ed utilizzata
da agenti del campaniforme che provenivano da aree esterne alla Sardegna e che qua appunto vissero e morirono. Ma ci sono tante altre scoperte interessantissime. Una molto importante, a mio avviso, venne effettuata nel territorio di Gonostramazza, in località Bingemonti. Ecco, lì gli archeologi trovarono una sorta di circolo di pietre all'interno del quale c'erano diversi scheletri. Ma la cosa più interessante era proprio il corredo funerario, che presentava dei vasi legati soprattutto alla cultura di Bonnannaro, alla cultura campaniforme, e poi erano presenti dei gioielli. L'uomo della cultura campaniforme, ma anche della cultura di Bonnannaro, utilizzavano spesso delle conchiglie che portavano appunto addosso già da vivi, nelle conchiglie che avevano dei canini di cervo, di volpe e molto spesso le zanne di cinghiale insieme a delle conchiglie. Ma la tomba di Bingemonti passò alla storia perché là venne rinvenuto un oggetto, un collier d'oro, il più antico della Sardegna, pensate, datato addirittura ad un periodo che va tra il 2300 e il 2200 avanti Cristo. Si tratta addirittura di una lega chiamata Electron, che si fa con un po' di oro giallo, un po' di oro bianco, platino e argento, un oggetto delizioso, un oggetto molto molto raffinato e preziosissimo, che ci dice una cosa, che queste genti già insomma avevano intuito l'importanza non solo dei metalli, ma proprio dei metalli rari e preziosi, che indicavano l'appartenenza a un ceto sociale alto, se non altissimo. Ecco, tutti questi sviluppi, queste introduzioni, questi apporti dall'esterno sono tipici dell'archeologia e della storia della Sardegna, ci sono sempre stati, lo abbiamo visto insomma dal Neolitico. La bellezza insomma della Sardegna e delle sue civiltà è che anche gli apporti esterni poi vengono fatti propri e spesso subiscono proprio dei rimaneggiamenti, e nascono delle civiltà assolutamente uniche che sono proprio il frutto di incontri culturali. Ebbene, ad un certo punto della storia nascerà finalmente la civiltà nuragica. Ecco, la civiltà nuragica è indubbiamente quella più conosciuta, quella più importante dal punto di vista archeologico e anche identitario dell'isola. Perché? Perché è quella che ci ha restituito più monumenti, più reperti archeologici. Pensate, oggi noi conosciamo oltre 8.000 nuraghi, distribuiti in tutta l'isola. Non c'è territorio della Sardegna che non abbia almeno un nuraghe. E ci sono delle aree che sono particolarmente ricche di nuraghi. Ma la civiltà nuragica non è solo questo, la civiltà nuragica è anche quella che ci ha restituito oltre 2.000 tombe dei giganti, questi sepolcri inizialmente megalitici e poi ciclopici, che avevano il compito di contenere i defunti, maschili, femminili, che non avevano distinzione di età e neppure probabilmente di ceto sociale, e che avevano appunto il compito di non solo contenere i morti, ma anche di propiziare delle nuove nascite. E però su questo aspetto appunto ci torneremo. Per quanto riguarda il sacro, conosciamo oltre un centinaio di templi dedicati al culto delle acque, come i pozzi sacri, come le fonti sacre, i templi del fuoco, come quelli a Megaron, e poi tantissimi oggetti. Parliamo di centinaia, di migliaia di reperti archeologici provenienti dai contesti nuragici. La civiltà nuragica nasce più o meno attorno al 1800 avanti Cristo, siamo ancora nell'età del Bronzo Medio, e i nuraghi non nasceranno da subito evoluti come li vediamo oggi. Le prime strutture che la civiltà nuragica ci restituisce saranno i protonuraghi o i nuraghi a corridoio. Si tratta di edifici fatti sempre con grandi pietre, grandi massi, che hanno spesso una struttura, una pianta rettangolare, quadrangolare o leggermente ellissoidale, quindi non circolari come i nuraghi.
e che hanno al loro interno dei corridoi che univano la parte, diciamo, anteriore con la parte posteriore. E poi avevano delle terrazze dalle quali si dominava tutto il territorio circostante. Già questo potrebbe darci degli indizi, no, anche sulle funzioni dei protonuraghi. E nel frattempo si realizzeranno delle tombe dei giganti, però di tipologia arcaica, quindi megalitica, e sono quelle che hanno al centro una grande pietra, una grande stele chiamata stele centinata, che si presenta arcuata nella parte superiore, che a volte può essere alta anche più di 4 metri, come quella di Sant'Ubainzo a Borore, come quella di Imberti, che è sempre a Borore. Queste tombe sono diffuse soprattutto nell'area centro-settentrionale della Sardegna, come appunto la Gallura. E poi c'era, oltre al corridoio che conteneva i defunti, una parte sacrale. Nella parte anteriore c'era un edificio, o meglio due ali murarie, che avevano il compito proprio di accogliere i cerimonianti. E sono quelli i luoghi, insomma, delle tombe dei giganti che ci hanno restituito spesso più reperti. Bene, la civiltà nuragica, come dicevamo prima, è ricchissima di reperti, di oggetti che noi oggi possiamo ammirare. E ho scelto per voi di iniziare appunto a parlare della civiltà nuragica proprio con una forma abbastanza tipica, e si chiama vaso bollilatte. Il vaso bollilatte è una forma che, come dice il nome stesso, probabilmente serviva per contenere dei liquidi, si è pensato appunto al latte, che molto spesso non riesce a stare in piedi da sola, e che probabilmente veniva poggiata su quest'altra tipologia fatta sempre di terracotta che chiamiamo vaso caleffatoio. Ecco, c'è da dire che all'inizio della civiltà nuragica scomparirà completamente questo oggetto, cioè il vaso tripode. Quindi l'oggetto che inizialmente era unico e che svolgeva la funzione proprio di contenitore, ma anche di pentola per cuocere i cibi, viene sostituito appunto da due oggetti. Quindi abbiamo detto il vaso bollilatte, che ha questa forma, vedete, emisferica, con quest'orlo distinto, poi questo grande manico, manico che noi chiamiamo ansa a gomito rovescio, che è particolarmente pratico, insomma, per tenerlo e anche per versare. E il vaso caleffatoio, che aveva la funzione proprio di sostenere questo vaso, probabilmente conteneva al suo interno, nella parte inferiore, delle braci, una fiamma comunque viva, che aveva il compito di cuocere il cibo, comunque i liquidi che erano all'interno di questo oggetto, che spesso era provvisto anche di un piccolo coperchio. Ora, noi sappiamo che, ancora una volta, i vasi della prima età nuragica, come tutti gli altri pertinenti alle altre civiltà più antiche, venivano fatti esclusivamente con l'utilizzo proprio della tecnica o del colombino, o insomma a mano. La tecnica del colombino, lo ricordiamo, era quella che vedeva i cordoni poi sovrapposti e lisciati. Ecco, quindi ancora una volta ci troviamo di fronte a dei vasi che vengono fatti interamente a mano, dei vasi che sono ciascuno di essi un pezzo unico. Questo vaso, dovete sapere, avrà una particolare fortuna nell'ambito della civiltà nuragica, perché da che comparve, insomma, agli inizi di questa cultura, poi lo troviamo anche alla fine, durante l'età del ferro, e verrà utilizzato spesso proprio nei Tophet, quindi quei santuari, cimiteri che dovevano appunto ospitare le ceneri dei bambini morti prematuramente. Ecco, le ceneri venivano messe proprio all'interno di questi vasi cosiddetti bollilatte. Ora, però, indubbiamente uno degli oggetti più caratteristici della civiltà nuragica, io credo che sia questo, la brocca ascoide. Ecco, questa brocca è quella più caratteristica e che rappresenta la civiltà nuragica non solo in Sardegna, ma anche all'estero. Ma di questo ne parleremo
nella prossima puntata. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguire la prossima puntata, dove ancora una volta parleremo, anzi ci addentreremo meglio, nella grandiosa civiltà nuragica. Un caro saluto e arrivederci.